Ciao a tutti ragazzi, bentornati, sono Spartan sul tubo e siamo di nuovo qui con Halo 3 ODST. Ebbene, ci troviamo già un bel... oddio, come cazzo... Phantom davanti, subito, perché non deve mancare mai, queste gioie non devono mai mancare. Subito abbiamo un po' di tutto, cecchini, brute, cosa volete ancora? Qualcos'altro? Allora abbiamo un cecchino là, cerchiamo di eliminarlo il prima possibile. Ricarichiamo. Andiamo a vedere com'è ora la situazione. Se crepassi, ok, crepato. Questo ci leva un po' di scudo, che poi effettivamente non abbiamo. Facciamo fuori sti bastardi. Le armi migliori contro i brute, anzi l'arma migliore contro i brute sappiamo già qual è. Senza se e senza ma. Crepa, grazie. Ok, ottimo lavoro. Io terrei questa carabina. Secondo me c'era qualche grunt, ma non ci creiamo troppo il problema. Andiamo. Virgil cosa ci dice? In là, quindi comunque ci saremmo dovuti passare in mezzo a quei Covenant. Ed è stato meglio eliminarli così che in altri modi. Occhio, perché secondo me ci troviamo qualche grunt davanti. Allora, appena arriviamo in strada, controllino subito. Eccoci qua. Controllino, ragazzi. Ok, tutto a posto per ora. Speriamo per sempre. Andiamo subito a vedere. Anche le macchine, gli allarmi delle macchine si attivano se sbagli direzione o se sei nella direzione giusta, ora non mi ricordo bene, però anche gli allarmi delle macchine vengono determinati da Virgil, che cerca di indicarci, vedete, route open, oppure della vita in questo caso, cerca di indicarci in tutti i modi il più possibile di agevolarci il viaggio. Infatti noi ci stiamo muovendo sostanzialmente a caso, è Virgil che ci sta facendo ricostruire un po' com'è andata. Allora, abbiamo un sacco di nemici, però io voglio provare ad evitarli. Se ci riuscissimo non sarebbe male. Allora, questi sono... Assistenza medica immediata? Scarichiamo i dati com. Poi nel frattempo continuiamo a muoverci. Trovi dati nuovi per ottenere una posizione su... No, niente supporto. Ok. Direi che ce li siamo evitati. Più o meno, ok. Passiamo di qua. Cerchiamo di evitare il più possibile i Covenant nemici, anche per rendere il video... Attenzione. Ho fatto una cagata, me lo sento. Me lo sento che ho fatto una cazzata. Andiamo a passare di qua. Esatto, sono scale che portano su. Ok, questa è la porta, giusto? Ce ne andiamo silenziosamente. Siamo truppe speciali. Quindi, ecco, stavo per dire, il nostro scopo non è lo scontro. Fino ad ora. Volontà, volontà. Uno, due. Ok. Un secondo. Ok, tutto sta andando. Ottimo lavoro fino ad ora. Non abbiamo molte munizioni. Speriamo non... Minchia. Ogni volta me la tiro. Cazzo. Ogni volta me la tiro. Ah, vabbè, vanno dritti. Allora, siamo nella zona designata. Là c'è una struttura imponente che è stata bombardata, a dir poco. Attenzione. Detonatore a distanza. Ah sì, dove si stavano dirigendo i nostri amici. Qualcuno sa usare gli esplosivi, vi ricordate? Mamma mia.
se si sanno usare gli esplosivi, se sono stati loro. Sito Alfa ONI ripiega, nega l'accesso a questa struttura vitale. Ah, è il sito dell'ONI, ecco cos'è quella struttura lì. Sì, vabbè, io faccio un po' il finto tonto, lo sapete che l'ho già giocato. Vediamo un po' cosa c'è da fare. Sperando che si muova nella vita. Dutch. Sito Alfa ONI. 2 ore dallo sbarco, ok, ci avviciniamo sempre di più. Tanto il nostro amico è atterrato e sta dormendo per ancora 4 ore, il nostro, la nostra recluta. Presto. Presto. Vuoi farlo tu? Accomodati tu. No, c'è solo un ride che ci spara. È meglio andarci piano con queste cose. Ok. Funziona. Segnale ottimo! Innescate gli altri detonatori e tornate qui! Ma va? Forza, eroe, dobbiamo far saltare questo ponte. Via. Boom. Dutch, attivate le altre cariche. E per quei right? Lasciali perdere. Piazziamo le cariche. Ok. Eseguiamo gli ordini. Seguimi, armiamo le cariche. Ok. Ok, colpi dei right. Attenzione. Andate a fanculo, banshee di merda. Supervisore, sblocca il tastiere. Muoviti. Non sporcare, rispettare la proprietà tecnica. Se non ci lasci detonare quelle cariche tra 5 minuti, un prezioso centro dati finirà in mano ai Covenant. La torre, Dutch, no. Sali lassù e puoi esplodere tutto. Finalmente. Avanti, soldato. Su quale torre devo andare? Dove attraverserò? Arrivo. Muoversi. Soldato! Usa il computer per innescare le cariche! Buon viaggio! Buon viaggio! Ciao a tutti! Chi c'è, chi non c'è, non c'è, ragazzi! Ma guarda te! Beccati questo, stronzo! Che colpo! Ecco. Muoviti, Dutch! I poliziotti non reggeranno molto contro i brute. Scusa un attimo. Attento, ma quel cazzo di coso? Perché non lo scassiamo di brutto? Attraversa la galleria sotto il muro. Oh, appena finito. Sì, aspetta prima che. Prima faccio saltare in aria sti figli di puttana. Scappa lontano, scappa via. Mi sa che l'ho fatto saltare per aria. Ok. Almeno hanno finito di spaccare la minchia. Ottimo lavoro. Scusate se parlo un po' robboso, detto proprio così in termini fighi. Ma mi sono svegliato da poco mattina. Dutch, dobbiamo tenere lontani i Covenant da quell'edificio. Sì, signore. Porca puttana. Tanto so cosa fare. Uno. Buongiorno. Di questo mica finita. 2 avanti, carica. Vabbè, crepi. Ok, 2, ottimo, ricarico. Crepa. Ok, ottimo lavoro. Non ce ne sono altri. Speriamo di no. Ok, forza. Diamo una lezione ai Covenant. Avrei bisogno di un po' di munizioni. Oh, ottimo. Nessuno attraverso il raggio. Phantom in avvicinamento. Aspetta. Squadre, difendete la posizione. L'edificio ONI va protetto. Ho capito l'edificio. Ok.
Non abbiamo una torre, una torretta, qualcosa con cui poter respingere l'assalto, tipo qui, tipo questa. Bomber, levati, poca volontà. Ok, ok, facciamo fuori un po' di fanteria. Merda, poca volontà sul right. Sono stupido, ho detto magari sopravvivo al primo colpo, poi mi levo. Scusate ragazzi, ci ho provato. Niente, allora direi di fare un lavoro. Prendiamo sta torretta, facciamo fuori la fanteria finché quel maledetto Wright non ci vede. Porca puttana. Ma non mi serve questo. Molla un po' sta cosa. Ok, forza, andiamo. Speriamo sta zona. Ok, da questo lato siamo a posto. Dietro di me. Mamma mia, ci stanno facendo un culo. Ripiegare in cima al crinale. Sì, ripieghi tu, io non ripiego. Epa. Merda. Da fare in culo. Che cazzo di squadre sono? Ma come? Ma dai, ma questa è una cazzata. Cioè ha preso il muro dietro. Ma dai, morire così no, mi girano i coglioni. Effettivamente. Ah, tu là in cima, levati dal cazzo. Levati proprio dal cazzo, ci penso io. Non ti preoccupare. E si infilatela nel culo. Dai, ottimo. Buttato giù. Uomo a terra, uomo a terra. Poca volontà. Ora quello spara. Ottimo. Direi che è l'ora di levarsi dalle palle. Direi che è assolutamente l'ora di levarsi dalle palle. Andate a fare in culo. Così ordina. Per me. Merda, ho visto una cosa. Ho visto qualcuno più di una cosa. Porca puttana, se l'ho visto. Vai, vai, fuoco, 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 fuoco. Entriamo nell'edificio. Che cazzo di dura il super scudo. Indietreggiamo, indietreggiamo. Ma non ci credo, ma ha preso all'ultimo secondo! Perché voglio fare l'idiota. Ok, indietreggiamo. Siamo torna qua. Ho visto uno, ho detto. Ho fatto così. E via, continuiamo a muoverci. Merda. Quello lì è un soprascudo aggiuntivo. Merda, ci sta falciando. Vai a fare in culo, andato. Sì, sì, sicuro, comprendo. Sì, sì, no, ma sicuro. Mi lascio uscire da voi stronzi. Ne elimino a dozzine di voi. Tra un po' mi piglio la granata in faccia perché sono idiota.
Merda. Che cazzo le lancio? Miki, come cazzo si entra in sto edificio di merda? Via. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Controllino subito. Dopo questa azione epica ne abbiamo uccisi una marea. Veramente. Continuiamo. Presto uomini, controllate le cariche. Come? Ci sono altri esplosivi. Che storia è questa? Pensavo che dovessimo proteggere l'edificio. Ho l'ordine di impedire al nemico l'accesso ai dati segreti custoditi qui dentro. L'ho visto bene? Tornatevene in orbita. Bomber, se non fossimo bloccati in questo, ti do dei calci nel culo che te lo ricordi. Cercano di sfondare le porte. Preparatevi, gente, trovatevi un riparo. Arrivano! Occhio a dove sparate, gente! A sinistra, Dutch! Covenant Kamikaze. Auto fanno fuori con le loro granate. Bel colpo. Deficiente. Così potrei persino diventare di buon umore. Gira quella torretta a destra. Rispondi già troppo male per i miei gusti, eh. Arrivano un po' da ovunque. Mi vuoi dire? Porca puttana, no, era meglio guardare qua. Cosa mi ha fatto saltare? Hanno lanciato tre dispositivi, non granate. Di nuovo, stiamo facendo lo stesso errore di prima. Ok. Molla un attimo. Energia, ho bisogno di energia. Ok, l'ho ripresa, non so come, c'era una scorta, si vede. Levati da davanti. Figlio di puttana. Stanno arrivando da sinistra. Ma va? Ma va? Muori! Muori! Porca puttana! Via di qua! Lo sapevo! Ragazzi, scusate. Troppe morti in sto gameplay. Quante morti. Inutili più che altro, perché poi non è tanto il discorso delle troppe morti, perché sapete, ci sono dei punti che sono così e non ci si può far nulla. Però qua sono proprio stupide, perché voglio fare il pazzesco e facendo il pazzesco ne prendo più che facendo normalmente. Ok, ora staccati, prendiamo la vita. Saltare con la granata. Sto provando a girare questa maledetta torretta, a uccidere tutti quelli che mi capitano. Ma cosa? Vedete che però c'è qualcosa che non mi quadra. Turno. Round 3 o 4, non mi ricordo già più. No. No, non ce la facciamo. Sto cercando di usare il più possibile la torretta. Per non esaurirla poi. Poi è lì che ce l'abbiamo. E la torretta, abbiamo nemici a destra. Perché era davanti e ci si è messo da solo ed è un idiota. Ok. Via. Porca puttana. Che cosa mi dici adesso, eh? L'ho vista sto giro, sta granata. Beh. Così si fa. Grazie. Coraggio, è stato terribile. Sì, sono d'accordo. Rinforzi i nemici dal Phantom, coprici le spalle, soldato! Dov'è il Phantom? Da dove arriva il Phantom? Ah, di là.
Ok, ora possiamo staccarla. Altri contatti. Il mio bersaglio è a riparo. Il Grunt ci dà una mano con le sue granate. Ci credo. Ok, e qua sono andati. Occhio di qua ora. Finiti i colpi. Ritirata. Ritirata strategica. Devo riprendermi un attimo. Ne abbiamo fatte di cotte di crude. Ok. Dai lì. Sono a controllo. È andato. Tu sei morto. Ciao. Quello okay. Era l'ultimo, Dutch. Raggiungimi subito. Sono qua. Sono qua. Se i Covenant vogliono questo edificio, io dico che se lo prendano. Sei sempre così ottimista? Ce la fa. Quanto odio quelle palle di pelo. Ancora? Ah no, ecco. Tutti sull'ascensore! Le cariche piazzate nel condotto spazzeranno via l'edificio. Bene, ottimo. Ci siamo. Mandatemi i codici di detonazione. Voglio essere io a far esplodere questo posto. Andiamo. Si scende, signori. Guardate che figo. Giù. Ah no, si sale? What? Pensavo di scendere. Vabbè. Verranno a prenderci sul tetto. Ah, ok. Ora ho capito perché. Ho sentito rumore di droni. Occhio qua. Da dove sono spucati questi insetti? Infatti. Le gallerie sotterranee sono infestate da quei mostri. Ecco un buon motivo per far esplodere l'edificio. Eccoli. Eccoli. Droni tanti. Oh. Evviva! Ti carico. Non lasci mai le cose a metà, soldato? Sei mai. Signore. Mamma mia, come sei brutto, capitano. Cosa cazzo sei? Controllino. Visto che sono morto 17 volte, quindi magari controlliamo. Siamo a 22 minuti. Ragazzi, sto per dirvi una cosa che... tirerete i capelli o vi metterete a ridere. Voglio cercare di fare i video un pochino più corti, però sempre in base a come va il video. Cioè non per forza. Bastardo figlio di puttana. Mi stanno massacrando. Ma guarda te, rimbalza troppo sta granata. Ok, ma sappi che mi hai fatto male. Ok, perdono. Ma sappi che non ti... Vai, bella! Ok, ed un altro. Vai. Ok. Andati. Fuori tutti. Il nostro mezzo, via via. Andiamocene. Ah, ok, devo salirci proprio. Ma conoscete un certo sergente Buck? Come no? Ve lo passo. Per fortuna siete ancora tutti interi. È bello risentirti. Serve un passaggio? Volentieri, grazie. Siamo alla centrale di polizia. Vuoi portarci là? Affermativo. Bene, ci vediamo in cima. Cosa? Bravissimi con gli esplosivi. Questa giornata non è tutta da buttare. C'è Virgil che è incazzato in alto a destra. Perché gli hanno fatto saltare il palazzo. Ottimo lavoro. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Direi che è andata bene. E ora ci vediamo un attimo
l'inizio di della parte della nostra recluta, e poi ci vediamo nel prossimo video di nuovo con la nostra recluta per andare a vedere come procedono le cose appena si decide a partire. Ecco. Ah, ora ho capito. Cosa vuoi fargli fare? Non ci credo, gliela fatti fare veramente. Ok, bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, like, commentate, iscrivetevi e ciao a tutti.